Preston è una città del nord dell'Inghilterra a 60 km da Manchester. Qui sta sorgendo una comunità italiana molto particolare. Negli ultimi anni il Royal Preston Hospital ha deciso di puntare sulla preparazione degli infermieri italiani ed ora sono più di 100, soprattutto giovani al primo incarico, quelli che lavorano in questa struttura. Andy Berker ha questo progetto in mente di cercare di portare più italiani possibile in questo piccolo ospedale, perché è convinta che la nostra preparazione e l'apporto che possiamo dare alla sanità inglese è di gran lunga migliore rispetto a quello che l'infermiera inglese può offrire agli utenti dell'ospedale. Tramite un post su Facebook del mio amico ho scoperto appunto che facevano questa intervista all'IPASV, al Collegio IPASV di Venezia, per venire a lavorare all'ospedale di Preston, e ho semplicemente pensato perché no. Preston non mi dispiace come città, sinceramente. È in una posizione perfetta perché da qui puoi andare velocemente ovunque, che sia Manchester, che sia Londra, che sia il Lake District. Qui per un infermiere c'è lavoro, loro ti danno qualsiasi tipo di opportunità e la cosa bella è che puoi cambiare spesso reparto. Ho lavorato per un anno in cardiologia, però mi sono accorta che mi piaceva l'urgenza e uso un termine inglese perché non so tradurlo in italiano, l'assessment, quindi una prima analisi del paziente per capire di che trattamento ho bisogno. Ora lavoro fra un reparto per degenze brevi e un'unità di assessment di emergenza. Sono arrivato un anno fa, conoscevo ben poco l'inglese, però diciamo i primi mesi sono stati difficili perché comunque lavori in un altro ambiente, lavori fuori casa con una lingua diversa e non è stato facile, però non è impossibile e sentendolo ogni giorno si impara molto in fretta, molto più in fretta che a scuola. Sapevo l'inglese a livello scolastico, comunque non è stato difficile perché le parole in italiano e in inglese nell'ambito sanitario sono molto simili. Il rapporto infermiere-paziente non è mai sufficiente in nessun reparto che può trovare all'ospedale. Loro hanno una carenza cronica degli infermieri. Ma cosa hanno di speciale gli infermieri italiani? Quando arrivi qua tu ti trovi davanti a una realtà dove per mettere una agocanula o fare un prelievo di sangue loro ti guardano sbigottiti, mentre per te la normalità è il primo o secondo anno di studi in infermieristica. Noi italiani quando usciamo dall'università sappiamo già fare, siamo abili nelle nostre competenze al 100% e non abbiamo bisogno di ulteriore, tra virgolette, esperienza sul campo, perché già durante i 3 anni di università facciamo moltissimi tirocini. Rispetto a un loro neolaureato noi siamo 10-100 volte molto più preparati. E adesso siamo una buona comunità, si fanno le pizze, le grigliate insieme, insomma non è solo lavoro, ci si trova poi nei parchi, nei pub, insomma è bello. Io non immaginavo di trovare così tanti italiani. Sì, è stata una sorpresa, un vantaggio ed è uno dei motivi per cui forse sono ancora qua, insomma. È stato tanto d'aiuto avere un gruppo così grande. Probabilmente tante volte senza il gruppo qua presto non avremmo superato tante difficoltà. No, io non penso di rimanere qui per sempre. Sinceramente spero di tornare in Italia. Bellissima esperienza, ma insomma deve avere una fine dopo un po'.